Ciao, benvenuto a un nuovo video tutorial. In questo video ti spiego come collegare un motore sia scorrevole ad ante battenti a 220 V o a 24 V. Prima di proseguire nel video vorrei fare una piccola premessa. Ormai è qualche anno che giriamo video per la Segema, la nostra azienda che vende ricambi online per automazioni cancelli, e vedo che ogni tanto qualche commento di qualche genio delle automazioni ci indica delle imprecisioni che commettiamo. I nostri video, come diciamo sempre, sono rivolti al fai da te, ai neofiti, a quelli che non conoscono molto la materia, quindi il linguaggio è semplice e colloquiale. Se sei un esperto probabilmente dovrai seguire altri video, oppure se non sai come si collega un motore 220 V o 24 V, magari è meglio che guardi il video e impari qualcosa. Detto questo, vi ricordo che se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, potete farcelo sapere mettendo il pollice all'insù oppure iscrivendovi al canale, che è ancora meglio. Allora, i motori per cancelli diciamo che si dividono in due grandi categorie, quelli a 220 V e quelli a 24 V. Molto raramente sono a 12 V, però quelli 24 V e quelli a 12 V li chiameremo bassa tensione perché il collegamento è il medesimo. Allora, c'è da dire che i motori sono sempre collegati a una centralina di comando, quindi noi vedremo proprio come collegare il motore alla centrale. I motori a 220 V si distinguono da quelli in bassa tensione perché hanno tre fili invece di due. Un filo è definito comune, un filo è definito marcia apre e un altro marcia chiude. Ogni centralina ha l'uscita dedicata al motore o ai motori se sono due. Il cavo del motore è costituito normalmente da quattro fili. Uno è il filo di terra, la massa, che va collegato insieme alle altre masse dell'impianto, e per questo lo lasciamo fuori da questa spiegazione. Il filo comune è solitamente di colore blu o a volte grigio e va collegato al morsetto che nella serigrafia o nelle istruzioni corrisponde al filo centrale di questo disegno. Ora bisogna collegare il rimanente filo marrone e filo nero. Dobbiamo fare attenzione a due cose. La prima, a seconda di come colleghiamo questi due fili, il nostro motore aprirà nel verso giusto o nel verso sbagliato. Come capire qual è il verso giusto te lo spiego fra poco. A questi due fili va sempre collegato il condensatore, altrimenti il motore non si muove. Prendi un filo del condensatore e il filo marrone. Uniscili insieme e collegali a uno dei due morsetti, non importa quale, rappresentati nella serigrafia e nelle istruzioni. Infine prendi il filo nero e l'altro filo del condensatore e collegali all'ultimo morsetto rimasto, come in figura. Per prima cosa stacca la corrente elettrica, sblocca manualmente il cancello e portalo a metà corsa, sia nel caso dello scorrevole che nel caso del cancello ad ante battenti. Blocca il motore e riattacca la corrente e dai un impulso di start con il telecomando. Se il collegamento è corretto, il motore eseguirà la manovra di apertura. Se dovesse essere in chiusura, significa che devi invertire il filo nero con il filo marrone nel motore a 220 V. Conservando logicamente il collegamento del condensatore. I motori a 24 V a volte hanno un dispositivo che si chiama encoder. In questo video ti spieghiamo il collegamento dei 24 V semplici senza encoder, perché il collegamento con encoder richiede un video a parte, poiché ogni marca, ogni produttore utilizza una sua specifica tecnologia con un suo specifico collegamento. Quindi il motore a 24 V ha solo due fili e la centrale avrà un morsetto o due morsetti nel caso di due motori per il collegamento delle uscite. Nei motori a 24 V o a 12 V non esiste il condensatore, quindi basta collegare un filo a un morsetto e un filo a un altro. A questo punto si deve solo capire se si è collegato il motore nel verso giusto.
Come fare te lo spiego fra un po'. Per prima cosa stacca la corrente elettrica. Sblocca manualmente il cancello e portalo a metà corsa, sia nel caso dello scorrevole che nel caso del cancello ad ante battenti. Blocca il motore e riattacca la corrente e dai un impulso di start con il telecomando. Se il collegamento è corretto, il motore eseguirà la manovra di apertura. Logicamente in questo video ti abbiamo spiegato solamente come si collega la parte motore, non la parte fine corsa che potrebbe essere presente nel motore. E questo per semplificare ancora di più la nostra spiegazione, perché era rivolta solamente al collegamento del motore.